in questo nuovo video. Oggi è un nuovo video su richiesta da parte di una di voi, ovviamente. Mi è stato richiesto quali sono i miei film preferiti Amazon Prime Video, che è appunto una piattaforma per video che io visito molto per vedere film e serie TV. Allora, mi è stato richiesto in particolare su questa, sapete che io guardo su questa e su Netflix, oggi faremo quella di Amazon Prime, poi magari più avanti faremo anche diciamo i film preferiti che ho visto su Netflix. Diciamo che a me piace molto vedere i film di una volta, quelli che secondo me sono nella classifica dei must have da vedere, e quindi al primo posto non può che esserci Harry Potter e la pietra filosofale, quindi Harry Potter 1. Perché? Perché Harry Potter in realtà mi ricordo che la prima volta che è uscito l'ho visto al cinema con i miei nonni nel 2000-2001, comunque ero piccolina, ero forse in prima elementare, mamma mia quanto passa, il tempo passa in frettissima, e mi stupisce che insomma dalla prima elementare ad oggi Harry Potter non ha mai perso, diciamo, il... anche e soprattutto per quanto riguarda il libro di Harry Potter, non è stato secondo me battuto veramente da nessun altro film, diciamo, tratto dai romanzi, perché il romanzo di Harry Potter continua ad essere tra i più cercati e venduti al mondo, sia le edizioni vecchie che quelle nuove, continua ad essere in ristampa con un successo veramente importante, soprattutto i primi diciamo tre libri della saga di Harry Potter, e soprattutto anche i primi film sono quelli più amati in assoluto. Io sinceramente di tutti i film che hanno fatto ho amato in modo particolare Harry Potter 1, di cui anche il gioco della PlayStation, insomma Harry Potter 1 mi è piaciuto tanto. Poi secondo me a un certo punto le trame, come di tutti i film che hanno il seguito eccetera, non lo so, Harry Potter 1 è il mio preferito, mentre gli altri un pochino meno, però Harry Potter 1 è secondo me un film da dover vedere per sapere di cosa stiamo parlando, tutti almeno una volta l'avranno visto, e quindi è sempre bene rivedere Harry Potter 1. Un altro film campione di incassi che ho avuto modo di rivedere, anche questo l'ho visto al cinema quando è uscito, è Cuvado di Checco Zalone, che è molto simpatico soprattutto per quanto riguarda il posto fisso. Sapete che Zalone nei suoi film è sempre molto ironico, ma in realtà va a toccare anche delle tematiche che a volte sono veramente un dibattito, e mi è piaciuto un sacco. Diciamo che ogni volta che devo vedere un film di Checco Zalone devo andare in fila al cinema almeno 2 o 3 volte per riuscire a trovare il posto per entrare, però una volta che riesco a entrare finalmente dopo diverse serate in cui sono in fila per vedere il film, riesco a entrare e a vedermi il film, non rimango mai delusa. Rido tantissimo, è sempre ironico, aiuta anche in qualche modo a, secondo me, staccare con la testa e pensare, diciamo, a qualcosa di carino, di divertente, e sempre di più ne abbiamo bisogno. Purtroppo appunto ho dovuto fare questi abbonamenti, perché al cinema sapete che ormai è più di un anno che non si può andare, e mi dispiace molto perché io adoro il cinema, adoro proprio andare fisicamente al cinema, pagare il biglietto, entrare e guardarmi il film, e spero di poter anche qui, esattamente come ho detto nel video dei tagli di capelli, diciamo di tendenza, come ho detto delle parrucchiere, spero di poter finalmente tornare al cinema, perché secondo me è un settore che avrà bisogno di sostegno, soprattutto in Italia, però comunque al momento, visto che non si può andare, guardo i film sulle piattaforme digitali, insomma gli abbonamenti. E anzi, a proposito, ti consiglio di guardare l'Infobox, perché ovviamente ti consiglio, se non hai mai usato questa piattaforma, di fare la prova 30 giorni gratuita di Amazon Prime Video. Una cosa che io faccio di solito per tutti i servizi Amazon, per valutare se mi interessano oppure no, si può disdire entro 30 giorni, e Amazon è veramente precisissimo, devo dire, perché se tu dici basta, non voglio più, tra virgolette, non voglio più questa prova, Amazon non ti addebita nulla, cioè non ti fa pagare niente. E non mi è capitato con altri servizi che non sono Amazon. Con altri servizi che non sono Amazon è capitato a volte che in realtà tu dicevi ok, basta, schiacciavi il tastino, facevi la procedura e poi scalavano lo stesso i soldi. Amazon non l'ha mai fatto, e tutte le persone che ascoltano i miei consigli
che hanno utilizzato i servizi di Amazon non si sono mai lamentate, anzi mi hanno detto che effettivamente è come dico io, quindi sono molto soddisfatta e ve lo consiglio, soprattutto la prova, perché magari uno ha, che ne so, 2 settimane di vacanza, ma non ha tutto questo tempo infinito per vedere film e serie TV, quindi in realtà l'abbonamento mensile annuale magari lo userebbe poche volte. Poi vediamo insieme che altri film vi consiglio. Un altro film è E.T. l'extraterrestre. Anche questo è un film ovviamente molto datato, che però mi piace molto, che rimane nel mio cuore. E quindi, se non l'avete mai visto, cosa che dubito, se non lo vedete da un po' di tempo, vi consiglio di vedere E.T. l'extraterrestre. Un altro film che mi è piaciuto un sacco e che ogni volta che lo danno in TV o che trovo sulle piattaforme lo guardo perché mi piace un sacco, è Le amiche della sposa, che mi fa morire da ridere. Sarà che molte di quelle attrici che recitano in questo film, insomma, sono tra le mie preferite, mi fanno morire da ridere in tutte le serie TV e in tutti i film che fanno. Però devo dire che L'amica della sposa mi piace da impazzire come film. Anche questo film mi fa ridere, mi fa svagare, mi fa pensare ad altro e staccare la spina, quindi non posso che consigliarvelo. E poi gli ultimi due sono Fight Club e Dirty Dancing, che però non c'è bisogno neanche che io stia qui a spiegarvi di cosa parlano, perché lo sapete, perlomeno penso che tutti sappiano di cosa parlano questi due film. E niente, allora, spero di, insomma, avervi dato qualche consiglio per stare in casa e guardare qualche cosa di, insomma, divertente, fare qualche cosa. Io non vedo l'ora veramente, anche se in realtà la situazione forse migliorerà, non vedo l'ora di poter uscire di casa. Ho sempre rispettato le regole, sono in casa da più di un anno, non sono mai uscita, a parte forse un giorno in montagna, non sono mai uscita di casa, e quindi io non vedo davvero l'ora di poter finalmente uscire di casa e, insomma, incontrare i miei amici, il mio fidanzato, ma soprattutto farmi un giro nella natura. Fortunatamente ho un giardino grande, mi piacciono molti film, sto leggendo tantissimo, sto ripassando praticamente tutti i classici o quasi della letteratura italiana, però spero vivamente di poter uscire il prima possibile. E niente, questo è tutto, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!